Ciao a tutti, lui Luis e Sufi, e insieme siamo in Me Contro Te. E oggi ci troviamo su Minecraft, ma su Roblox. È davvero stranissimo, ma io so giocare a Roblox, non so giocare a Minecraft. Lui, come farò? Non ti preoccupare, è semplicissimo da capire. È praticamente un mondo fatto di isole. Ci troviamo su quest'isola che è la nostra isola, e attraverso quest'isola dovremo trovarci tutto ciò che ci servirà per vivere e andare alla scoperta delle altre isole. Ehi, ma chi è quel tizio laggiù? Appunto, dobbiamo scoprirlo, ti sto dicendo che quindi sono isole tutte da scoprire. È facile sapere tutto ciò di cui ho bisogno in un'isola. Ho bisogno di pizza, poi ho bisogno di... No! Ma come sei buttata nel vuoto? Ma non dovevo lanciarmi, non è un parkour. No, ma che c'entra il parkour? Dobbiamo costruire le cose. Ok, però potevi dirmelo prima. Allora, dobbiamo andare, secondo me, verso quelle isole lì, perché sono piene di risorse, vedi? C'è la foresta, c'è il vulcano, c'è la sabbia, c'è l'acqua. Continuando la mia lista di cose di cui ho bisogno. Pizza, sì, sì. Borsetta. Ma pizza, ma come c'entra la pizza? Ma vestiti. Ma non si possono fare queste cose qui. Parruccheria, perché poi sì, magari così quando quella piega. Allora, intanto dobbiamo provare ad andare su quest'isoletta qui, che è la più vicina che abbiamo, perché di là c'è il portale, ma che porta da un'altra parte, perché un portale non ci interessa. Quindi seguimi, non cadere per favore, va bene? Stai costruendo il percorso? Sì, funziona così Minecraft. Questa è magia, ragazzi, questa è magia, ok? Vabbè, non è che è magia. Sono dietro di te. Ma mi stai portando in un'isola deserta, lui. Io non voglio andare in quell'isola, non c'è niente, già lo vedo da qua. Aspetta, ci stiamo arrivando. Appena arriveremo ti farò vedere che ci sarà sicuramente qualcosa. Me lo auguro. No, sono finiti i blocchi. E ora? Allora, ora dobbiamo fare un piccolo saltello, ok? Vai, vai. Così. La fai facile, lui. Dai, dai, ce la fai sì, fare. Ce l'ho fatta anch'io. Non bravissima. Ci posso credere. Sì, lui, ma come volevasi dimostrare, in quest'isola non c'è niente. Niente di niente. Invece ti sbagli, perché vedi? Qui c'è questa terra rossa che fa tipo delle bollicine. E significa che servirà a qualcosa. È tipo un blocco, sarà di un qualche minerale o qualcosa di strano. Proviamo a prenderlo. Vedi, non si può prendere. Ci vuole tantissimo per romperlo. Ma ci vorrà una vita per rompere questo blocco. Ti aiuto anch'io. Cavolo, non posso stare qui tutto il giorno a scavare. Vabbè, niente, lasciamo perdere quest'isola. Appunto, non c'è nulla. Torniamo indietro, seguimi. Mio assistente Carciofen. Ehi, non sono la tua assistente. Fino a prova contraria. Io avevo già capito che qui non ci fosse nulla. Mi devi dare una mano, dobbiamo scavare un po' di terra che ci servirà per raggiungere le altre isole. Come si scava? Devi tenere premuto la freccetta per scavare. Qual è la freccetta per scavare? Vabbè, non ti preoccupare, scavo io. Tu intanto esplora, controlla, vedi se vedi qualcuno, se vedi qualcosa. Non vedo niente. Ok, va bene, seguimi. Dai, sto scherzando, ma dimmi come si fa, non so farlo. Io non ho mai giocato a Minecraft. Qua è più difficile da costruire perché è un po' più lontano, quindi dobbiamo prima avvicinarci. Io ho soltanto quest'ascia così, la tengo in mano, non so cosa fare. Vorrei tanto rendermi utile. Allora, tu devi difenderci, quindi se vedi arrivare qualche mob o qualcosa di cattivo e pericoloso. Ehi, perché? Ci sono nemici? Sì, pure, ci dobbiamo difendere. Questo non me l'avevi detto, per esempio qui c'è una mucca che mi sta ostruendo il passaggio. No, uccidere la mucca ci può servire, perché dovremmo portarla sulla nostra isola. Guarda, molto carina comunque, vuole fare amicizia. Per portarla con noi e farci seguire, basterà avere un po' di grano in mano, vedi, mi seguono. Che carina. Esattamente come facciamo con Ray quando abbiamo un pezzettino di biustellino e lui ci segue. Lui, ecco. Sono entrata dentro un portale. No, ma che sei entrata dentro un portale? Ma chi ti ci porta? Ma chi te l'ha detto? Ma è tutta così stupenda, tu non puoi immaginare cosa c'è qui dietro. Allora, dobbiamo sbloccare una cosa alla volta, Sofì. Torna subito indietro. Noi abbiamo delle missioni, delle cose da fare. Ok, va bene, ti raggiungo io. Prima di tutto dobbiamo prendere gli animali, perché gli animali ci servono. Ad esempio, la mucca può essere utile per fare il latte. E il coniglietto invece è utile per tenerci per compagnia. Per giocarci, che carino, l'avevo visto. Dovremmo costruire tipo una specie di recinto. Allora, intanto facciamo così, guarda. Sono d'accordo. Piantiamo gli alberi, in questo modo cresceranno e ci daranno il legno. Dopodiché dobbiamo piantare il terreno in modo da poter avere un po' di grano, qualcosa da mangiare, delle patate, del frumento e fare i panini. Quindi, perfetto. Sto seminando, guarda! Ho seminato prima le patate e adesso metto anche un po' di frumento. Bravo lui, contadino. Sì, ma non sono lui contadino, sono lui l'esploratore. Ora dobbiamo trovare un modo per far venire queste mucche qui da noi. Mucche, guardate cosa ci abbiamo in mano. Grano, venite qui. Dai. Le mucche fanno mu, ma una fa mu. Ma perché non vengono? Perché forse devono, non possono scendere i gradini? Ma che sono mucche? Che cucciole!
mucche scemotte. Ma dai, lui non l'hanno mai imparato. Ok, stanno scendendo, mi stanno seguendo, benissimo, venite mucche. Ok. Sono brave di me a fare il parkour. Let's go. Dobbiamo costruire. È rimasta incastrata. Okay. Dobbiamo costruirgli un recinto, però siccome non abbiamo molti blocchi, direi che il modo migliore per fare un recinto è fare un fossato. Quindi dobbiamo scavare tutta questa terra qui e metterle lì dentro praticamente. Guarda lui! Nell'aiuola sta crescendo l'erbetta e le mucche stanno andando a pascolare. Ma le mucche non devono mangiarsi l'erbetta, quella non è mica l'erbetta, quelle sono le cose che ho piantato io, le patate. Ma loro piacciono, saranno affamate. Devo sbrigarmi a fare sto fossato qui perché altrimenti le mucche ci mangiano tutto. Dai, scava lui scavatore. Mucche, allora vi insegnerò qualcosa. Allora seguitemi. Secondo mucchette. Secondo me dovete imparare a fare ieieninini. Aspetta. Ma dove stanno andando? Lui... Ok, le ho buttate qui dentro. No, non uscite. Un attimo, non volate. Ma non devono saltare fuori, mucche. Per favore, ritornate lì dentro. Vi ho dato del grano. Lui, tranquillo, ci penso io. Non dovete fare le monelle, altrimenti vi mettiamo in punizione. Noi abbiamo un cucciolo che si chiama Ray. E Gira si comporta male, fa la pipì ovunque. Quindi di cucciolo ne sappiamo qualcosa. Devo ammettere che comunque con l'ascia in mano sei molto minacciosa. Ma intanto vieni qui con me, perché hai visto che è spuntato il primo albero? E l'albero è fondamentale per avere il legno, quindi tagliamolo con le nostre accette in questo modo. Il legno e i frutti, lui? Sì, abbiamo tagliato gli alberi e adesso con legno potremmo costruirci qualcosa. Aspetta, vieni qui. Aspetta, lui, guarda, non ti sei accorto di questo dettaglio. Che cosa? In questo cespuglio sono nati dei mirtilli. Li prendo subito, così possiamo mangiare e almeno abbiamo qualcosa per guarire. Miami. Benissimo, vieni qui nel tavolo da lavoro. Proviamo a costruire il banco più grande, però ci serve ancora due blocchetti di legno. Intanto guarda il grano. Il grano? Il grano lo possiamo raccogliere. Vai, raccogliamolo subito prima che le mucche se lo mangino. Ok, fantastico. Guarda, mi stanno avvicinando. Ho preso il grano e adesso in teoria possiamo piantare di nuovo in questo modo che abbiamo tanto. Ehi, è arrivato di nuovo quel signore. Cosa vuole? Salve. Salve signore, ma cosa vuole da noi? Questa è una proprietà privata. Già. Noi stiamo mettendo le nostre risorse. Quindi lei ha pregato di andarsene. Ma intanto che aspettiamo che le nostre risorse si formino, infatti come vedete già l'albero è ricomparso, io direi di andare adesso in quel portale che avevi attraversato poco fa. E vai, vedrai, lui è qualcosa di magico. Sì, ma è qualcosa di magico per fare che cosa? Cioè, dove ci porta? Dovremmo armarci, lì dentro ci potrebbero essere dei cattivi. No, tu non hai idea, era tutto così bello, non è minaccioso, guarda. Ok, siamo entrati. Vedi? Wow, ma che posto è? Tu stavi cercando di costruire il grano e gli alberi, quando invece qui c'è tutto. Bastava semplicemente attraversare il portale. Ma c'è effettivamente anche la banca. Era, guarda, molto semplice. Di là c'è la banca col simbolo del dollaro. E poi ci sono tante case, tanti fiori, lì là. Ma allora perché mi sono messa a fare il contadino a piantare le patate? Questo perché non mi ascolti mai. Io te l'avevo detto di venire qui direttamente. Guarda, questo posto è incredibile. Sì, ma ti ho perso, dove sei? Sono dal pescatore. Dal pescatore? Ma come fai a sapere che c'è un pescatore? Pescatore che si chiama Tommaso. Ma come Tommaso? Ma quale Tommaso? Io ti ho perso, non so dove sei. Ha del pesce freschissimo, buonissimo. Sì, vabbè. Possiamo praticamente qui, ragazzi, potete shoppare tutto quello che volete. Potete prendere i blocchi, potete comprare altri soldi, potete prendere il pesce, la carne. Potete comprare i soldi. Sì, i soldi di comprare Minecraft. Comprare soldi. I soldi di Minecraft. Un euro? Lo paghi un euro. Ok, ti ho trovato per fortuna. Un sto attimo. Scherzando. Ti ho riconosciuto perché c'avevi l'accetta in mano. Non so come toglierla. Ma basta che prendi il tasto 1. Ok, ho capito. Va bene, maestrino. Intanto qui quella che ne capiva di più di Minecraft sono io. Ma qua si può pure farmare, si può solo prendere altri blocchi. No, non si può toccare niente, non si può scavare, non si può rompere lui, nulla. Lui, sai che ti dico? Io faccio un bel tuffo. Opla. Aspetta. In fondo al mare. No, ma è bellissimo. Guarda, ci sono anche le pietre preziose qui sotto. Wow. È stupendo, ci voleva proprio una bella immersione. Ragazzi, questo mondo è tutto da esplorare, ma per oggi è tutto, quindi noi ci vediamo domani con una nuova avventura. Vi mandiamo un bacione, ciao!